Interrompiamo la programmazione per comunicare una tragica notizia che è giunta proprio in questi istanti. Una nuova rapina, l'ennesima, è finita in un lago di sangue. Alle ore 17 di ieri, decine di colpi di mitragliatrice e di pistole calibro 38 sono stati esplosi all'interno dell'istituto bancario di Via Morgan a Torino. 7 le vittime tra clienti ed impiegati. Un pesante tributo di vite umane che è stato pagato a causa del pericolo che oramai impera nelle strade della città. Dietro il colpo sembra che vi siano i rapinatori della banda dello Svizzero, il criminale evaso nel dicembre del 73 dal carcere Regina Coeli di Roma e il latitante ormai da 2 anni. La gente si domanda, la polizia sta soltanto a guardare. Il commissario Tanzi, a capo della squadra mobile, ha annunciato per questo pomeriggio una conferenza stampa nel corso della quale sarà illustrato il piano per controbattere efficacemente l'escalation della criminalità. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle prossime edizioni. Cazzo hai messo dei sordi a fame, eh? Perché non parli, la lingua non te l'ho ancora tagliata? Ti prego, svizzero, ti giuro che non so nulla! Sono stati quelli del Marsigliese! Credimi, non so nulla! Ah, non sai niente, eh? Hai imparato bene a stare muto, eh? A cobra! Com'è che si dice, a cobra? Acqua in bocca, Leo! Acqua in bocca. Già, acqua in bocca. Vado. Che c'è? Al piazza, arrivato. Ah, bene, bene. Vieni, vieni. Mi spiace che te devi vedere sto spettacolo. Un figlio di papà come te non è abituato a vedere scene simili. Ma vedi, tu pialo come esempio. Perché questo è quello che succede a chi vuol fotte Leonardo Morra, detto lo svizzero. Ah, raga, e portate sto merdone di là, ma non vedete che ci abbiamo ospiti? Vieni, vieni, mettete a sera, vieni. Angloise. Non fumo. Bravo, perché chi canta non deve fumare. Perché io lo so che tu sei qua per cantarmi una canzone, eh? Quella di una bella rapina nella banca di tuo padre. Io non so cantare. No. Tu non canti solo davanti ai poliziotti. Davanti a me devi da essere come Arcantagiro. Mi farò trovare davanti all'istituto quando deciderete di rapinarlo. Basterà che mi usiate come ostaggio e mio padre vi porterà nel cavò. Ehi, che mente diabolica il signorino. Che c'ha avuto un'infanzia infelice? E queste sono cose che non ti riguardano. Chi è quello lì? Quello lì? E quello lì è mio padre, Philip Morra. E a quelli che facevano troppe domande, gli staccava la lingua e la usava come una cravatta. Quindi non fa domande. Perché sai come si dice, no? Tale padre. Allora, Pischello, tu ce lo sai che a me mi chiamano lo svizzero, perché sono un tipo molto preciso e non ammetto errori, specie se a farli è qualcun altro. Se vediamo in banca, fra 3 giorni, alle 9:15 in punto, e vedi de nu sgarrà. Ci siamo capiti? Va bene, va bene.
Dovete però assicurarmi che nessuno si farà del male. Ma certo, certo. E subito dopo la rapina ci andiamo a fare tutti quanti un balletto insieme. Contento, eh? E ora va che c'ho da fare, va. Ciao. Ciao sto cazzo. Vieni qua, vieni. A cranio, via BMW. E stai attaccato al culo al piccoletto e se fa l'infame... Gli sparo nella testa e gli sputo nel cervello. Mo porti qua, che lo apro come un giornale. Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata alla rapina avvenuta questa mattina ai danni del furgone portavalori delle Poste che procedeva su di una strada statale alla periferia sud di Torino. Il bilancio delle vittime è tragico. 6 dei 7 agenti di polizia intervenuti sulla scena sono morti dopo un violento conflitto a fuoco e l'unico scampato alla tragedia ha potuto riconoscere l'autore del barbaro atto criminale. Stiamo parlando proprio del famigerato Leonardo Morra, detto lo svizzero, criminale noto per lo più per le tristi stime in vittime innocenti dei suoi colpi. Nello sbandamento del furgone sono stati coinvolti anche tre... Hai capito? Devi fare in modo di farmi incontrare lo svizzero. Ho un'idea su come fare un bel po' di soldi. Tranquillo, bello, sarà una passeggiata. Conosco l'avvocato della famiglia dello svizzero. Si scassa una delle mie baldracche e mi deve un favore. Te lo mando tra qualche giorno a parlarti. Lui ti dirà come incontrare lo svizzero in persona. Ah, e voglio il 50%, altrimenti tiro due cosine al tuo paparino. Buongiorno. Devo parlare col signor Silvio Dal Piazza. Chi deve dire? Sono l'avvocato Lorenzo Comando. Ah, prego, scusi. Buonasera. Suo padre è un uomo di cultura. C'è gente che ucciderebbe per avere un libro così raro. Per me quella roba non vale niente. Io sono interessato a un altro tipo di carta. Sonante con tanti zeri vicini. Lei è avido e schifoso. Proprio il tipo di persona che piace allo svizzero. Come l'incontro? Un po' di pazienza. La gatta frettolosa fece i figli ciechi. Lei è il figlio di uno dei direttori di banca più stimati e ricchi della città. Che cosa ha in mente? Una rapina, pilotata, centinaia di milioni. Offrendomi come ostaggio mio padre farà qualsiasi cosa. Bene, prima dovevo verificare per conto del mio cliente che razza di verme schifoso fosse lei. E se devo essere sincero, lei li batte tutti. Si tenga pronto. Ma devo vederlo ora, ho bisogno di soldi. Aspetti una mia telefonata. Silvio, aspetta. Torna in casa, lascia stare, papà. Questo è un periodo difficile per lui e per noi. E per me non lo è? Ho decine di creditori che vogliono i soldi. E papà non scrucia una lira per me. Silvio, non ti dimenticare che è appena tornato dall'ospedale dove c'è nostra madre in fin di vita. E tu non ti dimenticare che se ti rivolgi ancora così a me ti piglio a sberle. Papà, poche storie, ho bisogno di soldi. Chi era quello lì, eh? Un amico. Sì, un amico. Uno dei tuoi soliti amici magnacci. Ma cosa sei venuto a fare adesso? Cosa vuoi da me? Soldi. Con 10 milioni dovrei essere a posto per un bel po'. 10? Perché non 50? Ma con questa cifra insanguinata, ma quante baldracche ti vorresti comprare? 1000, 1500 e poi saresti al punto di prima. Ma io veramente... Questa mattina in ospedale tua madre, raccogliendo le ultime forze, mi ha stretto la mano e mi ha detto: mi raccomando, salvalo. E poi è morta. Sì, è morta. Sei tu che me l'hai fatta morire di crepacuore.
e non sei nemmeno andato a trovare una volta nemmeno a salutarla. Sei uno schifoso. Io ti rinnego come figlio. Vattene, guarda. Raccogliete nella vita per guadagnare il paradiso. Altrimenti attenti, un passo falso e andrete tutti all'inferno. Vieni qua. Non farti parlare. Dai, sentito, potrebbero sentire. Ma sì, dai, qua non viene mai nessuno, siamo solo. Oh, cazzo. Ti stavamo aspettando. Vieni, vieni avanti con la tua fidanzata. Hai detto che sono la tua fidanzata? Altre ore, in ritardo anche il funerale della mamma. E per di più con una pantracca. Scusate. Scusate un corno. Se la mamma oggi è nella bara, è per causa tua. L'hai fatta morire di crepacuore. Abbia almeno coraggio di dirle qualcosa. All'inferno! Mamma, io... Vale, va, ma appena guidè, fate il finicchio, dai, no? Beh, che c'è? Ciao, bell'ometto. Mi chiedevo se potevi accendermi. Io non fumo. Ma non è nulla. Per darmi fuoco? Oscar, dai fuoco alla signora. Prego, signorina Wanda. Quella Silvio, guarda, il Gian ci ha portato queste baldracche. Ehi, monsieur, facci piano, siamo donne di classe. Gianji, ho finito il grano. Dai, che stasera un giro con queste maschiacce lo pago io. Mm. Ho ritirato queste dalla banca del tuo papi. Ingorde, andiamo. Andiamo, festa. Giovine, hai del fuoco nei pantaloni? Sì, questo. Capo so cranio. E il piccoletto se sta a divertire con due froci. Ah, cranio, mi raccomando. Non lo perde d'occhio, nemmeno se va a pisciare, va bene? Mo te lascio che c'ho da fare. Ciao, ciao. Ehi capo, gradisci tu spaghi? Sono buoni, sono la puttanesca. La puttanesca, eh? E ha fatti tua madre allora. Ma che minchia ti ridi tu? Perché c'ha ragione, tua madre è proprio una mignotta. Sapete che vi dico? Che mi avete scassata la sasizza tutti quanti. Oh, ma ando cazzo credete d'essi? Eh? Che è tutta questa cacciara? Un poco di rispetto per sto stronzone che fra un poco se ne deve andare all'altro mondo. Eh? A Nazare, beh, che c'hai? Guarda qua, t'ho portato una raccia. Eh? Ah! Ti prego, svizzero, non mi uccidere, ti scongiuro! Ma no, no, Nazare, non t'ammazzo, no, stai tranquillo, eh? Però mi devi dare la verità, eh? Perché vedi, Nazare, tu somigli un poco al nostro signore, questo è vero. Però tu sei come Giuda, eh? Dimmi un po', dimmi la verità. A chi hai dato i 350 milioni? I 350 milioni della rapina alla Banca di Roma?
all'inglese. È stato lui a pagarmi per fregarti. Ma so dove si trova. Posso farteli riavere. Ti prego, non mi uccidere come un cane. Mi minacciava. Mi ammazzava moglie e figli. Nazaré, Nazaré, tu sei peggio di Giuda. E già una volta mi hai fatto uno sgarro, eh? Con quella soffiata a quell'infame del commissario Tanzi. E t'ho perdonato. E mo? Tu te devi da morire per noi, sì? Eh sì, te devi sacrificare. Ma non ti preoccupare, non ti faccio andare da solo. Guarda, ho portato qua tanti amici tuoi, li vedi? Guarda qua. Lo riconosci questo? Beato Don Guillermo Sartori. È il protettore dei Frascioni, eh? E questa? Questa la riconosci? Questa è Santa Carlotta, la protettrice dei figli della mignotta. E questo? Questo è il più importante, guardalo bene. Questo è Sant'Olivo dei Frascati. È il protettore degli infami e dei morti ammazzati. No, ti prego, Svizzera, no! La soglio là! Chiappa un po' sto coso, va! No, no! Bastardo, Svizzera, bastardo! No, 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 no! Hai visto, Nazaré? Tu fotti i sordi a noi e noi ci fottiamo tua moglie. Buona questa. Ciao, Nazaré. Andiamo, va. Capo, che facciamo con l'inglese? Ormai sappiamo che i nostri soldi ce l'ha lui. Tranquillo, che prima ci abbiamo un colpo a cui pensare. E adesso che mi sono tolto sta zeppa dal culo, ci rimane una banca da svuotare e l'inglese da riempire piombo. Benedica, hai qualcosa da darmi? No, niente, lascia. Ah, se qualche cosa sbaglia tanto, qualche cosa. Silvio, vieni qui. Che cosa vuoi da fare? Allora, hai parlato con lo svizzero? Era buona la mia dritta. Ricordati che io voglio la mia fetta, altrimenti dico tutto a tuo padre. Senti, non ti ha mai detto nessuno che sei uno schifoso. Ciccio, non mancarmi di rispetto. Tu piuttosto sembri nervoso, stai sudando. Ci avrai mica la febbre? Ho qui delle supposte calibro 70. Se vuoi te ne sparo una decina su per il culo. Non si preoccupi, signor Conte. Vedrà che i suoi soldi, come ogni anno, frutteranno al massimo presso la nostra banca. Bene, dottor Da Piazza. A proposito, avrei altri 800 milioni da investire. Ah, bene. Papà? Cosa c'è? Ma cosa vuole quel cialtrone? Ci penso io, papà, sta tranquillo. Signor Conte, comunque faremo un investimento. Che, no? Che ci fai qui, papà, occupato? Eccolo qua, il mio bel fratellino. 20 anni vice direttore di banca. Gessato, cravatta e faccia di merda. E io un cazzo. Non metterti qui a fare le solite storie. Papà non vuole noie sul lavoro, lo sai. Papà dovrà ascoltarmi questa volta. Ma dove? Dovrebbe essere fra circa un mese. Ma non è. Non si preoccupi, sarà un investimento sicuro. Papà. Poi lei lo sa. Adesso non ho tempo, sto lavorando. Papà, senti, volevo dirti. Sì, che... certo, che ti sei trovato un lavoro, vero, eh? Impossibile, allora che sei qui per chiedermi dei soldi.
Ma adesso basta, non mi farai morire di capocuore come hai fatto con tua madre. Sono stufo di mantenere le tue mandracche. Fila via, menagamo, ci vediamo stasera a casa. Signor Conte, mi scusi, le dicevo appunto che come investimento sarà sicuro, sarà certo. Quindi lei non si... Leonardo le fa sapere che tutto procede bene. Stanno arrivando. E bravo, figliolo mio. Tutto a suo pace. Bene. E bravo pure a te, avvocato. E ricordati che quando io non ci sarò più, te dovrai occupare tu del cazzo di mio figlio. Certo. Farò del mio meglio. E attento a non sgarrare. Altrimenti so cazzi amari per te. Ora fatemi sedere. Mi vado a godere lo spettacolo. Mi bevo la mia cedrata e mi faccio una sigaretta. Ah! Porca puttana! La mia ulcera! Le sigarette mi fanno male, ma me ne fotto! Io ti benedico, ce l'hai qualcosa da darmi? Oh, a vedere nonnetto. Tranquillo, nonne. Appena esco dalla banca ti faccio un bel regalo, eh. Sto scassando la salsiccia, abbiamo da fare. Capo! Che vuoi? Guarda un po' chi ce l'ha. Quello non è l'inglese. Aspetta. Sto figlio de na... Ah, raga. No. An vedi chi ci abbiamo qua? Quel signorino dell'inglese. Ma dimmi un po', ma chi te fa la sarta a te? James Bond? Ah, buona questa. Ma dimmi un po', ma che ce fai qua? Ma non ci sai che questa è già una banca mia? Oh, svizzero. Sempre voglia di scherzare, eh? Ah. È una tua banca? Va bene, accomodati. Ma visto che sono venuto qui a darci un'occhiata, mi darai una fetta della torta, no? Ah, ah. Io non ti do né una fetta di torta e manco una fetta di culo, visto che ho 350 milioni di ragioni per essere un poco incazzato con te. Capo, che faccio? La coppo? No, no, figlio. Tieni a bada i tuoi scagnozzi. Me ne vado. Me ne vado. È tutta tua. E tu datti una calmata, eh? Goodbye. Goodbye. Ma che minchia vuol dire goodbye, capo? Vuol dire stronzo. Ah. Solo che ce l'aveva con te. Andiamo, va. Signori, cagatevi sotto! Cagarsi sotto è importante. Non ve fa cazzate. Ve tiene vivi. Date retta a me. Parola dello svizzero. Sapete, in Svizzera ci sono un sacco di banche. E anche un sacco di cioccolato. E il cioccolato mi fa cagare. Sono le banche che mi piacciono.
Buona questa, eh? Beh, non ridete? Non ridete? Andiamo, ridete! E cazzo, ridete, forza, ridete! E mo basta però, eh? Ascoltatemi! Se state tutti calmi, vedrete che lo svizzero non ci farà niente! Ecco la mia pistola, svizzero. A proposito, sono stato io a consigliare a Silvio di contattarti. Mi raccomando, voglio la mia parte. Certo. Eccotela! Lasciateci andare! Moriremo tutti! Ma stai zitta, puttana! Puttana! Il Dio mi punirà! Andrete tutti all'inferno! Vieni a andare a fanculo! Stai zitta, troia, puttana! Direttore! Ando stai, direttore? Andiamo, direttore, esci fuori, direttore! Sono io, il direttore! Ah! Non vedi sta faccia di merda di un direttore? Te nascondevi, eh? Senti un po', se non vuoi che sforacchi la testa di questo tuo schifoso cliente, porta le tue chiappe e mosce fino al capo. Ci voglio vedere che ce nascondi lei! No, non fategli del male, lui è... Zitto, papà! Non vedi chi ci abbiamo qua, il figlioletto del direttore? Vieni pure tu, vieni, che te porta al paese dei balocchi! E voi tenete a bada sti merdoni! È il primo che apre bocca! Apritegli una galleria in fronte! E muovi il culo, forza, cammina, stronzo! E tu muoviti, stronzo, muoviti! E tu che cazzo ti guardi, muoviti, cammina! Vedi sti centoni, bravo. Beh, adesso che avete ottenuto quello che volevate, lasciateci andare. Certo, vatti a fare un giretto all'inferno. Ti... Papà, no! Ma che hai fatto? Eravamo d'accordo, niente vittime! Schifoso bastardo, sapevi tutto allora, sei un lurido verme schifoso! Avevamo anche detto che ti davo il 50%, invece non ti do un cazzo di niente! Tieni! Fa e basta. Ma sta puttana mi guarda. Allora pigliala a calci. Ma vaffanculo, puttana! Puttana, devi stare zitta, puttana! Che cazzo guardate voi, eh? Che cazzo guardate? No, non t'accoppo, ragazzi. Oggi è il tuo giorno fortunato. Bravo Charlie! Riposati, 5 minuti. Allora Carlo? Senti, ne facciamo ancora una, d'accordo? Attento tu per i fuochi, che non erano un granché. Tocca a te adesso, Cristina. Giriamo la 66. Ok, Carlo. Solo una giustatina al trucco e sono. Bravo, Ivan! Grazie, Carlo. Ne facciamo un'altra, però. Ah, ok. Allora, vorrei che fossi un po' più... Tu fossi un po' più grintoso. Ma mi sembrava che... No, no? Non era male, però puoi fare meglio. Va bene. Secondo me salta fuori meglio se tu, per esempio, con l'arma la prendi e sei un pochino più... più cattivo, più aggressivo. E quelli chi sono? Ehi, voi! Ma chi è che vi ha vestito così? Chiamatemi la costumista! Voglio sapere che cazzo ci fanno dei vestiti così in un film degli anni 70, eh? Ma dove cazzo credi di andare vestito così? Dimmelo, eh?
Bel colpo, ragazzi! Bel colpo un cazzo! Hai accoppato Carlo Ausino! Ma che cazzo è? Ma come chi cazzo è? Il regista del film che stavo girando! Ma avrebbe fatto fare il commissario nel suo prossimo film. Ah, forse è meglio così, va. Ma capo, che ti stai a preoccupare? Tanto ormai sei ricco, pensa a magnare! Sì, capo, sei un magnate! Ecco, appunto, fai un'altra cazzata del genere, ti stacco la testa in borsi e posa quei soldi! Il capo aveva futuro nel cinema, era bravo! Sì, tanto non me ne frega più un cazzo. Mi sono rotto di cortometraggi, film indipendenti, produttori da quattro soldi che non pagano mai, registi che sanno mettere un'inquadratura dietro un'altra ma scrivono peggio di un maiale. Il cinema è una bugia e noi ne siamo la prova, perché i cattivi vincono sempre nella vita. E adesso andiamo a goderci questi soldi alla faccia loro, va? Sì, cazzo, sì. Siamo ricchi. Ricchi! Merda, la polizia, vai! 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 Cazzo di macchina è quella lì! Cazzo! Vai, vai, vai! Cazzo! Vai, vai! Cazzo, vespiati. Oh, dai, imbecille, eccoli, vai! Puttana, qua si mette male! Qui non andiamo da nessuna parte, siamo fottuti! Scendi, cazzone! Ma dove cazzo siamo? Non ti tappi con la bocca di merda, te la riempo di piombo, hai capito? Questo posto io lo conosco. Che vuoi dire? Questo era uno dei set. Questo è il covo della mia banda. Sto cazzo di film me lo ritrovo dappertutto, maledizione! Non arrivano! Che facciamo? Dividiamoci, tu tienili a bada. E perché li devo tenere a bada io? Perché io c'ho i soldi. E se vuoi dividerli con me, devi darti da fare, chiaro?
ti conosco. Io sono un tuo grande ammiratore, ho visto tutti quanti i tuoi film. Volevo dirti, aspetta, volevo dirti che sei morto!